Gli atti intimidatori subiti dal sindaco di Acireale Roberto Barbagallo e dall'onorevole Nicola D'Agostino hanno molto scosso gli acesi. Noi abbiamo chiesto loro cosa ne pensano, c'è chi parla di una questione politica, chi si interroga su cosa ci sia dietro. Nessuno ricorda che sia mai accaduto nulla di simile prima. Per niente certo che queste cose non le fanno. Vuol dire che ci sarà qualcosa sotto. Allora non lo facevano. Me ne spiace, Pusino, D'Agostino, che queste cose veramente fanno male a tutti. Me ne spiace immensamente. Ma purtroppo vuol dire qualcosa che sotto c'è. Io penso che questo modo di fare protesta va a niente, perché male cerca male e male porta male. Quindi bisogna trovare altre strade. Penso che è una cosa, una questione politica, più che altro, almeno poi bisogna addentrarsi nei fatti. Non so cosa è bella, secondo me. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. Altrimenti non va. Mi sembra così. A me sembra una cosa politica. Non c'è altro questo, una cosa politica che non so in quale senso si vogliono svolgere con questo attentato, con queste manifestazioni, voglio dire, con queste cose che si vedono. Ovviamente sono cose che devono fare riflettere, bisogna vedere dove sta il ceppo del problema. Lei che idea si è fatto? Non lo so, bisogna, cioè, secondo me penso che la magistratura indagherà e vedrà dove sarà il problema. Mi dispiace per la città di Acireale e anche per il sindaco, così che Acireale non merita queste cose. La contestazione è giusto, si faccia, però democraticamente è ovvio.